rinnovate il vostro impegno di misericordia. Le forme possono essere certamente diverse, ma non meno importanti. Nell'anno della misericordia, riscoprire e rinnovare il proprio operato di solidarietà e volontariato, spinta e motore che secoli fa portarono proprio alla nascita delle confraternite. In occasione del 19° raduno diocesano, vissuto quest'anno come pellegrinaggio giubilare con il passaggio della Porta Santa, Monsignor Tenasini ha voluto lasciare questa consegna alle decine di confratelli e consorelle presenti in cattedrale a Chiavari. Aprire gli occhi e il cuore a chi è nel bisogno, diventare capaci di vedere chi si trova in difficoltà e non evitare o addirittura scartarlo. Fare come Gesù sulla croce, che apre le braccia all'amore di Dio, diventa strumento di misericordia. Quando portate il crocifisso, ricordatevi di questo. Non è semplicemente una processione, è una testimonianza. Non è semplicemente un esercizio di abilità, è un richiamo. 14 le confraternite presenti al raduno che ha preso avvio dal sagrato della parrocchia di Rupinaro. Da qui si è snodata la suggestiva processione accompagnata per tutto il percorso fino alla cattedrale da due ali di folla. 7 i crocifissi presenti, sorretti con fatica e devozione dai portatori, alcuni dei quali giovanissimi. Una volta dispostisi a semicerchio davanti al nuovo sagrato della cattedrale, i crocifissi sono stati accolti dal vescovo che li ha benedetti e poi hanno attraversato uno ad uno la Porta Santa. È molto bello questo, anche così da un punto di vista così della cerimonia, però quello che è importante è che passino le persone, anche quelle che sono con i crocifissi, che sia veramente un desiderio di entrare attraverso Gesù, che è la Porta Santa. Le immagini della croce che noi portiamo e ci ricordano appunto che Gesù è il volto della misericordia del Padre, Gesù crocifisso, per cui non solo c'è, come dire, un impegno tradizionale, ma veramente un desiderio di conversione, di mettersi in cammino con Gesù.